Dall'abbattimento delle liste di attesa alla telemedicina fino ad arrivare ai fondi PNRR al via, ad Arezzo la 18ª edizione del Forum Risk Management intitolato proprio La sfida della sanità pubblica. Nella città della Chimera oltre 1.000 relatori, presidenti di regioni, operatori sanitari e le istituzioni. Per la giornata inaugurale presente il commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità. Purtroppo la nostra è una sanità strana, è una sanità in cui alcuni riescono ad avere una delle migliori sanità del mondo e molti altri purtroppo hanno una difficoltà estrema ad accedere anche ai minimi servizi. Ecco perché, a mio avviso, le regioni in primis, con l'aiuto tecnico dell'Istituto Superiore di Sanità, di Agenas e ovviamente del Ministero, devono arrivare a un controllo accurato sul fatto che ogni reparto, faccia quello che sa fare e lo faccia nei tempi e nei modi che comportino buona qualità per tutti e riduzione dei tempi. In calendario oggi il primo confronto tra i presidenti di Regione Toscana, Umbria e Lombardia. Il governatore toscano, nella sua relazione, ha lanciato il tema cardine di questi 4 giorni: più risorse per la sanità pubblica. La nostra sanità, soprattutto nella percezione dei nostri 45 ospedali, sia sanità d'eccellenza. Il problema è l'entrarci, ovvero pronti soccorsi, le liste d'attesa, ma su questo è forte il nostro impegno. Se siamo, diciamo così, agevolati, le risorse che lo Stato può dare, noi siamo in grado di fornire con l'eccellenza dei nostri operatori, medici, infermieri, operatori della sanità, una risposta concreta. Presente anche il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, che ha messo l'accento affinché il Servizio Sanitario Nazionale torni al centro dell'agenda politica. Con questo livello di finanziamento, al di là dei numeri assoluti, è evidente che le regioni non riusciranno a mantenere in ordine i conti e saranno costrette a ridurre i servizi ai cittadini. Poi, se la strada da scegliere è quella di andare verso un altro modello di sanità di tipo misto, è bene che lo si dica e lo si governi in maniera diretta da parte della politica, perché i cittadini oggi stanno vivendo delle grandissime difficoltà, dalle lunghissime liste d'attesa ai pronto soccorso affollati, all'impossibilità di trovare un medico di famiglia sotto casa, alla migrazione sanitaria, all'aumento della spesa privata, che fanno capire che già stiamo transitando, ma in maniera, diciamo, strisciante, verso un sistema semi-privatizzato. Quindi delle due l'una: o si rilancia il Servizio Sanitario Nazionale, lo si rimette al centro dei valori del paese, oppure si passa da un'altra parte, ma deve essere una scelta politica. Nei prossimi giorni, la data ipotizzata è quella del 23 di novembre, è prevista la presenza del ministro della Sanità, Orazio Schillaci.